portiere. Gli rubo la palla, attenzione, errore molto ingenuo da parte del difensore, ci posso provare, c'è il portiere. Badelli. Attenzione al Genoa, adesso ci prova ad attaccare, ci prova finalmente dopo una vita a subire. Me ne vado su... Attenzione, la tiene. No, no, non doveva lasciarla così. Efficace qui il pressing. Se ne va fuori. Va bene così. Rientra, vediamo se riescono a concretizzare anche questa azione. Ok. Ci posso provare di potenza. Provo il portiere. Gliele mette in mezzo, calcio d'angolo, di testa, c'è il portiere. L'azione non si concretizza, fuori. Recupero palla, ancora un'ennesima volta, come un centrocampista, però sono un attaccante. La difesa c'è, convince. La difesa convince, funziona perfettamente la difesa. Difesa scoperta, spazio per andare. Tutto libero. In mezzo a due. Quasi passavo, quasi passavo. Attenzione! Zona tiro era, hanno sprecato tutto, non hanno tirato. Ora invece andiamo a tirare noi. Vabbè, che passaggio di merda, porca puttana. Recupera tutto. Posso riscattarmi con un bel tiro a giro. C'è il portiere. Attenzione al Genoa, fuori. Pericoloso il Genoa adesso. Voglio tentare l'Eurogol. Non so se quello era fallo, però vabbè. Palla recuperata, attenzione di Veronica, la perdo però perché arriva il loro compagno da dietro e me la ruba. In mezzo di testa, il portiere non tiene, pericoloso, pericoloso. Gara che si è messa decisamente in discesa per una Juve davvero convincente. Stendo un match a senso unico, una squadra protagonista e l'altra costretta a guardare. È quasi impotente. Insomma, costretta a guardare. Insomma, io aspetterei prima di parlare. Stanno dando una prova di grande forza. Anzi, una vera e propria lezione di calcio, diciamolo tutto. La calcia in profondità. Di testa, di poco a lato, Non so chi volesse passarla, però il Genoa ne ha la vinta. La difesa funziona, funziona. Vedete voi cosa fare adesso qua, non lo so, uscitene voi. A me datemi la palla e fatemi fare. Favorisce la Juve. L'arbitro sanziona il fallo, non c'è stata la condizione per la norma del vantaggio. L'arbitro punisce con il giallo questo intervento, se continua così alla prossima rischia di andare fuori. Cartellino giallo, cartellino giallo. Ci prova da questa distanza qua.
Attenzione che sembrava potesse andare in porta, bravissimo qui il portiere. Onestamente non so manco perché l'ha presa, perché era fuori praticamente. La mette in mezzo di testa, trova ancora il portiere. Che dice di no, un intervento da campione. Gliela metto di nuovo in mezzo. Non ci arriva nessuno di testa, sfila la palla. Optano per una tattica più prudente, lasciando il pallino del gioco in mano alla squadra avversaria. Pallone recuperato. Ci ha provato, però ha trovato il difensore. Cerca di recuperare palle, palla. Che cosa ho detto? Vabbè. Cerca di recuperare palla in scivolata, ma non ci riesce. Prima volevo dire. Adesso posso dimostrare il talento delle mie giocate. Attenzione, lo salto. Devo però passare la palla. E da qui tentare il tiro. Tiro ribattuto. Segnalata la posizione di offside. Mi sembra una chiamata corretta. Devo muoversi di più. Fuori gioco dunque. Peccato. Attenzione, recupera palla, la passo, io vado avanti, devo cercare il dribbling, attenzione, supera un po' tutti, no, sul tiro, mi ha rubato, però grande dribbling, attenzione, lo salto, ci provo, trovo il difensore, ottime giocate da parte mia, ottime giocate, così. Così si fa. Recupero un'altra grande palla. Attenzione. Provato a superarlo, ma questa volta non ci sono riuscito. E ogni tanto capita anche a me. La difesa recupera, poi la riperde. Però il tiro debole, centrale, e il portiere la prende. Vediamo se posso costruire qualcosa, magari con qualche dribbling, non lo salto, però c'è il mio compagno che sbaglia, ingenuamente sbaglia, non c'era bisogno, non c'era bisogno. Vitigna ci prova dalla distanza, ovviamente il Genoa non fa nulla di concreto, non so che cosa è successo. Recupera palla in scivolata, molto pulito. Sulla fascia. Cambiaso. Francisco Conceição. Lo salto. E prendo il portiere. Ovviamente il portiere era lì vicino. Però le giocate di dribbling sono spettacolari. Prendete palla, per favore. Il Genoa può costruire un'azione. In mezzo. Attenzione perché il pericolo. Come se non avessero fatto mai nulla. Finisce qua il primo tempo. Arbitro che mi ha segnato da un calcio di rigore che ha fatto arrabbiare i tifosi di casa. Anche questo fa parte del calcio, Pier. Attaccarsi a un episodio non cambierà le cose, però. C'è il secondo tempo col Genoa sotto nel punteggio. In questo secondo tempo voglio fare altri gol soprattutto. Il Genoa adesso prova ad attaccare dall'altra parte, però ovviamente noi li fermiamo subito, subito. Lo vedo al centro. Forse c'è occasione per costruire qualcosa, però la palla se non la passa a nessuno ovviamente non costruisci niente, soprattutto con la pioggia. Niente da fare, il Genoa continua con questi tiri nulli, nulli. Vediamo se ci arrivo di testa. Ci sono arrivato. Attenzione. E vabbè. I passaggi calibrateli però. Lo supero. I dribbling. Attenzione. E me la farà ancora. Calcio d'angolo. Gliela rimetto lì al centro. Sul portiere per questa volta. Andate in pressing, non fateli passare, andate in pressing. La mette in mezzo, trova il difensore, poi ci sono io, che ovviamente sbaglio il passaggio.
Attenzione perché recupera la difesa. Adesso possiamo costruire qualcosa. Se la metti al centro dove ci sono io da solo praticamente, sfondo la rete. E sono 4. Partita completamente finita. Interviene e sventa il pericolo. Niente da fare. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Prime sostituzioni dunque. Si aggiusta il pallone, pronto per il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Genoa. Corner corto. Attenzione, il Genoa la mette in mezzo di testa, c'è la difesa. Bene, allontana. Dove crossa e non c'è nessuno dei nostri. Nemmeno io. Riesco a recuperare. Vediamo se riesco a superarli tutti e tre. Uno contro tre, anzi due. Lo vedo, attenzione. Occasione da sfruttare. Ci prova! Rete! Coman! E adesso è arrivata veramente la fine. Siamo 5-0. Mi faccio rubare palla. Mi faccio rubare palla, peccato. Volevo costruire un'azione spettacolare, una delle mie, un euro gol dei miei volevo fare, ma non ci riesco proprio oggi. Toni. Lo vedo e si fa rubare palla, però queste cose no, però queste cose no, io ve la passo la palla, però la dovete tenere poi. Scivolata nulla, anzi rischiosa aggiungerei. Recupera la palla, ok. Me ne posso andare, me ne posso andare. Lo vedo, è meglio che la passo. Poi mi vado ad accentrare dall'altra parte. Che cazzo di passaggi sono, cazzo! Non mi voglio incazzare, non mi voglio incazzare. Stiamo giocando bene, stiamo facendo una stagione perfetta e mi devo incazzare così. Abbiamo fatto 5 gol. Decidete voi cosa fare. Io ti vedo, però poi se torni indietro si abbassano concedendo campo alla... Ci provo da vabbè. Portiere che risponde. Inutile. Che... Prova con il lob a mettere in moto il compagno. Il Genoa non costruisce un cazzo. A parte il farsi saltare qua. Interrompe l'azione e concede il palo laterale. Ma se io ci provo da questa distanza qua fuori. Ok, palla mia. Forse posso saltarli.